gara complicata, lo sapevate, sul campo poi si è dimostrata tale. Assolutamente sì, come dicevo ai colleghi di Super J, sembra retorica, ma non è che dovevamo venire qua noi a prendere punti. Dopo un 4-0 è strano, ma esco contento perché ho visto i ragazzi tenere bene il campo contro una squadra che è 4-5 volte più forte di noi, come successe anche a Giulianova quando perdemmo 3-1. Quindi abbiamo chiuso con 7 fuori quota, ho chiuso con uno dei migliori 2004 della categoria che nessuno nota, che non ha fatto toccare una palla a Cognini, non ha fatto toccare una palla a Dos Santos, stiamo parlando di Zuccarini, e quindi non posso che uscire soddisfatto. È un punto di partenza per noi perché abbiamo le prossime 6 partite che ci diranno quella che sarà la nostra strada. Ecco, la sconfitta quindi per voi ci poteva stare, forse non si aspettava un passivo così pesante? Così pesante perché viziata da errori dove ci si è lavorato. I primi 10 minuti ci avevi sotto di 2-0, rientri nello spogliatoio che stai perdendo 3-0, parli con i ragazzi, abbiamo limitato i danni il più possibile cercando di provare a fare qualcosa in ripartenza, però sapevamo che avevamo di fronte. Domanda classica che di solito facciamo, Giulianova Teramo, le impressioni che lei ha avuto avendole affrontate entrambe? Ma guarda, io come ho risposto anche venerdì in conferenza stampa, io purtroppo ho tanti di quei problemi che non posso né pensare a Giulianova e né a Teramo, io devo pensare a come fare per cacciare il Montesilvano da sotto la situazione brutta che stiamo affrontando. Quindi per voi insomma situazione un po' complessa, complicata in classifica dopo questa sconfitta? Ma io vedevo adesso i risultati, siamo terzo ultimi, ripeto, abbiamo 6 partite da affrontare prima della fine del girone d'andata, 6 partite con squadre uguali a noi e quindi dove dovremo mettere l'anima in campo per decidere quello che poi sarà il continuo del campionato del girone di ritorno.